Ora siamo venuti all'ultima tavola rotonda di questa mattinata insieme a come protagonista il tema della criminalità informatica, un trend in costante aumento come potete immaginare. Beh, le cause sono il boom della digitalizzazione dei dati e naturalmente quello della cyber security può anche diventare un business per quanto riguarda il settore assicurativo, a patto che naturalmente ci siano delle competenze e delle valutazioni specifiche. Ne parliamo insieme a Federica Maria Rita Livelli, Business Continuity and Risk Management Consultant and Board Member di ANRA, che chiamo qui sul palco, eccola, per la moderazione Buongiorno di questa ultima tavola rotonda dal titolo appunto Cyber Security. A te grazie la parola, grazie. Ringrazio le fonti per aver permesso a ANRA di patrocinare questo evento. In questa tavola rotonda parleremo di cyber security, considerando il digital wild west in cui ci troviamo ad operare. Chiamo sul palco gli intervenuti a questa tavola rotonda e precisamente Nadia Martini, Partner Head of Data Protection Italy di Rold & Partners, Massimiliano Colombo, Regional Underwriting Manager di QBE Europe, Luca Magnoni, CIO di SNP Italia, Marco Delia, Country Manager di Sofo Italia. Grazie di essere intervenuti e di partecipare a questa tavola rotonda. Indubbiamente la cyber security è un argomento che sta occupando quotidianamente le pagine di tutti i giornali e di tutte le piattaforme internet. Stiamo assistendo veramente a un momento unico che in parte è dovuto e è scaturito dal processo accelerato di digitalizzazione e innovazione in atto scaturito dalla pandemia. Vediamo che ogni giorno siamo continuamente bersaglio di attacchi, anche un recente report prodotto da Sophos, qui rappresentata da Marco Delia, ha sottolineato come circa 5.600 aziende intervistate in 31 paesi ben 66% abbia subito almeno un attacco ransomware l'anno scorso e soprattutto evidenziando anche una crescita massiva rispetto all'anno precedente, 78%. Ma se noi consideriamo i dati anche dell'ultimo rapporto Clusit pubblicato a marzo di quest'anno, per quanto riguarda l'Italia, l'incremento degli attacchi ransomware si è attestato a un più 158%. A sottolineare anche come vi sia sempre più la necessità di gestire questa problematica, anche perché molte società di fatto si trovano in difficoltà a intercettare anche una copertura assicurativa idonea. Dall'altro lato abbiamo le compagnie assicurative, come si evince sempre dallo stesso report, che richiedono sempre più garanzie di gestione del rischio cyber e soprattutto un aumento crescente anche dei prezzi di polizza, oppure attori presenti soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano che offrono coperture con diciamo dei limiti e delle tipologie di coperture diverse una dall'altra e soprattutto il fatto che magari ci sono anche organizzazioni che non stanno ancora contemplando la copertura assicurativa in termini di cyber security.
Proprio ieri, per esempio, il Commercial Europe, che è un giornale online a livello europeo del settore assicurativo, intervistando uno dei main player assicurativi italiani, ha sottolineato come il mercato italiano si è caratterizzato negli ultimi mesi, soprattutto da inizio anno, da un aumento dei massimali delle coperture cyber che si attestano tra un più 300-400%. Per cui sarà interessante vedere insieme ai nostri panelist qual è lo scenario che è dinanzi a noi e come gestirlo al meglio, soprattutto considerando, come dico sempre io, che è di fatto una questione di conoscenza, rimandandomi ai vecchi greci che avevano scolpito sul Tempio di Delfi Gnosis Auton, conosci te stesso, anche perché solo attraverso la conoscenza noi acquisiamo la consapevolezza di chi siamo, sia come prospect dell'assicurazione, ma anche come compagnia assicurativa, agente e altri attori dell'ecosistema assicurativo, per capire come gestire un rischio così presente e sempre più diffuso proprio per le declinazioni delle conseguenze che può avere qualora si verificasse per il panorama delle nostre aziende in Italia. Partendo da questa, appunto, incipit di Gnosis Auton, conosci te stesso, chiedo a Nadia Martini di Rodel & Partner quanto è importante la conoscenza per un'organizzazione, capire come gestire i dati, come strutturarsi, soprattutto anche in vista non solo del rischio cyber e di tutte le componenti che implica, tutti gli approcci che implica, ma anche per quanto riguarda anche il GDPR, che abbiamo visto recentemente negli ultimi settimane, che ha quasi 4 anni di distanza dall'entrata in vigore, è ancora un po' questo sconosciuto. Le aziende hanno molta difficoltà a gestire ancora il rischio cyber, i data breach e la gestione dei dati, che di fatto in una società datocratica e sempre più digitalizzata implica questo approccio olistico. Ma cosa succede? Cosa fanno le aziende? Come possono strutturarsi anche poi, soprattutto da un punto di vista anche forensic, giustificativo? Certo, e grazie mille Federica per questa domanda che direi ci riporta ai lontani greci, ma forse anche al liceo, no? Per chi sì. si dedicava a questi temi. Stamattina, passando dalle stelle alle stalle, sono stata coinvolta in un data breach di una compagnia assicurativa. Quindi non parliamo di robe del Medioevo, no, parliamo di cose... Anche perché quello che dimentichiamo, che si è parlato tanto anche negli interventi precedenti, ma non dimentichiamo che digitalizzazione, tecnologia come leva per l'innovazione, ma implica dei cambi di paradigma considerevoli. Assolutamente. Quindi i data breach sono quotidiani, non sono solo i russi, sono anche i russi, insomma questi signori sicuramente stanno facendo un po' dire belotto, diremmo, ma sono davvero delle situazioni quotidiane. Accennavi all'amico GDPR, amico, perché noi di Rodel & Partner, diciamo, occupandoci come legali e come tecnici dell'aspetto di protezione, ci muoviamo tra i dati e i sistemi. E GDPR, poverino, ha compiuto ieri 4 anni, ma pare quanto sconosciuto, quantomeno esatto, dalla mia compagnia assicurativa di stamattina, che non ha avuto il piacere di fare un ragionamento precedente sulla conoscenza che stimolava Federica. Cos'è questa conoscenza e perché secondo noi è strategica? Poi sentiremo anche gli altri panelist. Se tu non conosci,
non sai chi sei, fondamentalmente. Facciamo un po' gli psicoterapeuti, se vuoi. Io dico sempre che le aziende, le organizzazioni devono andare in analisi. Prima di tutto devono conoscere se stesse per capire come gestirsi al meglio, sia in termini di rischi, per poi mettere in atto la gestione del rischio, la gestione della continuità operativa e, a maggior ragione, la gestione della cyber security. Per me è il golden team che permette alle aziende di qualsiasi tipo di navigare in questi, diciamo, mari molto tumultuosi del momento. E diciamo che se noi approfondissimo l'aspetto di conoscenza all'inizio, potremmo quantomeno valutare di contenere dei rischi, che è poi la situazione che si viene a configurare. Conoscenza di cosa nel mondo della cybersicurezza? Conoscenza di quali dati trattiamo, se siamo nel dato personale, conoscenza di quali informazioni, sistemi e flussi abbiamo realizzato, abbiamo posto in essere. Conoscenza perché? E come, direi? Perché queste due normative con cui noi maneggiamo, e anche voi sicuramente, quotidianamente, dalla cybersecurity al GDPR, data protection, hanno introdotto una rivoluzione culturale che ancora si fatica a comprendere. Quando stamane mi è stato detto: ah sì, io non ho verificato le misure perché tanto ci sono, tu sai già che c'è un bollone. Soprattutto adesso, quando molte aziende stanno migrando anche al cloud, devono ben capire la tipologia di cloud di cui si servono, chiedere necessariamente proprio le misure di messa in sicurezza e di gestione dei dati, e soprattutto quali piani di disaster recovery e business continuity ha messo in essere il cloud provider. Ma questo per tutte le tipologie di fornitori che un'organizzazione si trova a gestire o interfacciarsi. E aggiungendo, diciamo, al tuo stimolo sul cloud, per poi riportarci alla conoscenza, un aspetto molto più esaminato è l'aspetto tecnico. Tipicamente uno si accende e dice: ma sì, il cloud provider, come è fatto, come non è fatto, quali sono le misure di sicurezza? Se poi abbiamo degli storage negli Stati Uniti piuttosto che dei trasferimenti dati extra-UE, non gli interessa nessuno. Quindi ci sono due profili: più organizzativo sulla privacy e più tecnico sulla cyber, che si compenetrano. Nell'ottica di una conoscenza, queste due normative ci chiedono di fare un cambio di passo. Ce l'hanno chiesto in questi anni, perché alla fine sono abbastanza vicine, sono entrambe sia la NIS che il GDPR del 2018. E questo cambio di passo un po' noi lo battezziamo come una rivoluzione culturale, sicuramente nel mondo legale, ma senz'altro sulle aziende e le compagnie, l'abbiamo visto in maniera importante. Rivoluzione culturale perché? Perché io devo passare da fare il minimo per stare a posto, letteralmente le norme precedenti parlavano di misure minime, a fare il massimo. Ma il massimo quale? Non il massimo uguale per tutti, no? Perché ci potrebbe essere il massimo della Nadia Martini, del panettiere all'angolo, della NASA e della compagnia assicuratrice, quindi sperabilmente è un massimo diverso. Un massimo diverso come? Sulla base del livello di rischio. Esatto, considerando che tutte le normative, sia basate sull'artificial intelligence che appunto i digital services, sono sempre più a livello europeo con un approccio risk-based e resilience-based. Per cui bisognerà vedere come saranno implementate, e vedremo adesso con il prossimo decreto attuativo di cyber security e la conferenza stampa con le dichiarazioni dell'Agenzia Nazionale di Cyber Security cosa ci troveremo a gestire e come dovremo necessariamente cambiare le nostre modalità di azione. E per mettere, diciamo, un po' di pepe al perché dobbiamo farlo, perché il cosa è chiaro, quantomeno è chiaribile, perché dobbiamo farlo? Perché dobbiamo andare ad evitare anzitutto un rischio per noi e per i nostri clienti, se stiamo operando con i clienti, e quindi un rischio sanzionatorio. Sul punto c'è una particolare diceria in Italia che dice che le autorità garanti non sanzionano. Siamo al secondo posto nelle sanzioni europee. Questo ve lo dico così, così a visione. Sanzioni che nel mondo della cyber sono un po' di meno, della privacy un po' di più, legati chiaramente ai data breach tipicamente, violazioni dei dati personali, e sono sanzioni che si stanno attestando sul 5% del 4% del fatturato locale. Questo è l'average che sta girando ora.
Il top sarebbe il 4% del fatturato di gruppo. Quindi a livello. Il massimo editale è scalabile. L'autorità, diciamo, con cui stiamo interloquendo per vari clienti, per noi stessi, ci sta facendo capire che si sta muovendo verso l'average di gruppo. Però questo per darvi un po' di concretezza sulle sanzioni. Sanzioni perché? Perché non vado a ragionare sul mio livello di rischio, che tradotto da bar vuol dire guardarsi la propria pancia o guardare se stesso, conoscersi, capire cosa faccio con i dati personali se utilizzo dati, capire cosa faccio con i sistemi se utilizzo sistemi, e andare quindi a comprendere quali siano, fatta una gap analysis, i rischi in termini di sicurezza, cyber security che stiamo gestendo oggi, i rischi in termini di impatto sulle libertà individuali, che è il rischio privacy, che non va dimenticato. Esatto, anche perché comunque sempre più anche a livello globale si parla di rischio cyber come rischio diffuso, proprio per le implicazioni che potrebbero scaturire dal verificarsi di un rischio cyber. E questi due rischi qua che si matchano nel mondo della data protection oppure si consolidano nel rischio cyber security, in un rischio di sicurezza quando siamo nel secondo scenario, vengono a contribuire a determinare quelle misure adeguate per contenere il rischio, misure di natura organizzativa, misure di natura tecnica. Io cosa devo fare, compagnia, assicurazione, studio legale, avvocato Pinco Pallino? Devo andare a dimostrare di conoscere me stesso, la mia pancia, il mio rischio, e di avere identificato delle misure adeguate. Questa roba si chiama responsabilizzazione, è la faccia, diciamo, sociale dell'accountability. Poi però devo anche dimostrare di avere adottato quelle misure lì. Quindi le devo rendicontare, tenere conto. Questo è l'approccio più contabile, diciamo, del principio di accountability, a cui le autorità agganciano quel rischio sanzionatorio che vi raccontavo del 4%. Come farlo in concreto? Naturalmente poi i miei colleghi entrano nei dettagli più cyber security, però quello che mi piace condividere, portando un po' all'italiano medio la lista della spesa, che all'italiano piace, andiamo a identificare 6 stream, tipicamente come RODEL, di valutazione della nostra pancia, di analisi del nostro rischio. Andiamo a vedere quali dati, se siamo nei dati o informazioni, trattiamo, se abbiamo informato, se abbiamo ottenuto consensi, si chiama liceità dell'attività. Andiamo a vedere lo scopo per cui stiamo facendo questa attività, in termini di dati sempre o di informazioni in genere. Andiamo a capire quali ci servono, perché anche i dati anonimi non ci servono tutti, no? Ci sarà un impatto anche da un punto di vista cyber security. Andiamo a considerare il tempo massimo di conservazione di quei dati lì, che è una roba che nella privacy piace proprio poco, alle compagnie sì, soprattutto. Andiamo a capire se quei dati, quelle informazioni sono aggiornate, sono esatte e come andarle a proteggere con le procedure del caso. Anche perché sarà interessante notare come gestiranno in futuro le varie organizzazioni o le varie compagnie con la migrazione sui cloud, cercando anche di, proprio con questo censimento, andare a evitare di trasportare sul cloud magari dati, esatto, che non vengono utilizzati, ma adottare migliori tecniche di backup, magari anche off-site, e soprattutto verificare il ripristino dei dati. E diciamo che il caso che citi tu, Federica, non peraltro, è il caso del breach di stamattina, perché si sono portati in migrazione, tra l'altro su un prodotto della compagnia, una valanga di dati che potevano anche non avere. Perché se vado a lavorare di data retention e vado a lavorare di minimizzazione, comunque minimizzo anche il rischio in un'ottica di cyber sicurezza e di notifica all'autorità garante. Notifica che ovviamente si dovrà fare entro le 72 ore. Esattamente. Fortunatamente di stamattina, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Diciamo, concludendo un po' il pensiero da condividervi, ma poi ci possiamo tornare, per poter arrivare a tagliare e applicare questi 6 stream nel mondo della privacy come della cyber, devo avere un processo
in piedi. E il processo cyber security come data protection è alquanto similare. Noi in Rodel lo vediamo spaccato in tre momenti principali. Faccio un assessment, cioè mi faccio una domanda e mi do anche una risposta, tradotto Gnorthy-Sauton, piuttosto che vado a farmi una bella fotografia e faccio in modo di vedere come sono. È una mappatura, un censimento, insomma. Di tutti i vari nei, no, che ho. A questo punto lo scontro con la normativa di settore, che sarà il nostro GDPR, la nostra cyber security, identifico le misure di rimedio tecnico, organizzative, policy, procedurali che gli altri panelist poi analizzeranno, e vado a identificare alla fine anche le modalità di controllo. La roba che più assente oggi 2022 dopo 4 anni di GDPR e anche di normativa NIS è la parte di monitoraggio, non esiste. Oltre che di registro. Ecco, quello in un modo o nell'altro è un documento, no? Però il monitoraggio... Sì, cioè... No, è anche questo molto interessante, anche perché secondo me è come scaturito anche dalla survey fatta a livello col patrocinio di ARRA con l'Università di Verona sulla cyber security e presentata lo scorso anno, abbiamo proprio visto come ad oggi le varie organizzazioni hanno ancora poca conoscenza del standard di riferimento e soprattutto non hanno un censimento puntuale per quanto riguarda la cyber security e la gestione dei dati, un censimento sia degli hardware, software e soprattutto la tipologia di dati che vengono utilizzati nelle varie attività e processi propri dell'organizzazione. Per cui io a questo punto, dopo questa introduzione di cosa dovrebbe conoscere un'organizzazione, ringraziando grazie a voi Nadia, passerei la parola a Massimiliano Colombo, che appunto è Regional Underwriting Manager di QBE Europa, Rappresentanza Italia. Come compagnia assicurativa, come state vivendo questo momento storico? Cosa devono fare i vari attori del vostro ecosistema, di cui tanto si è parlato oggi, declinato in vari ambiti, per poter supportare i propri clienti o prospect nell'individuare una copertura assicurativa in termini cyber che sia veramente efficace e efficiente, considerando appunto anche la disomogeneità delle varie coperture offerte dalle varie compagnie? Cosa devono fare i nostri agenti, i nostri rappresentanti, broker e soprattutto anche quale ruolo? Ognuno il proprio ruolo, sia come attore assicurativo e sia come prospect o cliente. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e grazie per la domanda. Ora, il ruolo dell'intermediario è fondamentale e nel caso del rischio cyber, oltre che fondamentale, è decisamente delicato. Per quale motivo? Innanzitutto deve tradurre in un linguaggio comprensibile all'imprenditore le richieste dell'assicuratore e fare in modo che le risposte date ai nostri quesiti siano digeribili dal mondo assicurativo assuntivo. E già questo non è semplice. Quanto ci ha raccontato l'avvocato prima è la base su cui noi costruiamo il nostro lavoro di analisi del rischio. La prima cosa da fare con l'imprenditore è: di una sola cosa c'è certezza, è non prestare fede a chi ti dice che sei sufficientemente protetto. Questo non è assolutamente... No, anche perché mi ricordo che quando era entrato in vigore il GDPR, che molte volte appunto si andava come consulenti a parlare con le varie organizzazioni, tutti dicevano: io ho fatto l'assicurazione sul GDPR per cui sono a posto, senza capire che almeno il registro doveva essere predisposto. Precisamente. Altra cosa altrettanto fondamentale nel parlare di rischio cyber: non discutiamo di cosa dobbiamo fare qualora dovesse succedere, ma cosa dobbiamo essere pronti a fare quando succederà. Questo è certo, fondamentale. Quindi innanzitutto l'investimento nella protezione dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica.
Nessuna piattaforma informatica è sicura, nessun strumento software è sicuro, assolutamente. È fondamentale costantemente aggiornare a livello massimo la protezione del sistema, è fondamentale dotarsi di sistemi di autentica multipla. Se si utilizzano sistemi di accesso alla rete aziendale mobili, è fondamentale che arrivi un secondo codice che autorizzi l'accesso, ma va da sé che il secondo codice non può arrivare sul medesimo strumento mobile, altrimenti, sottratto il dispositivo, abbiamo consegnato al ladro, che poi lo può rivendere all'hacker, la chiave d'accesso alla nostra rete. E poi soprattutto in questo periodo di Great Resignation avere un monitoraggio con delle applicazioni mirate sulla gestione degli accessi. Sicuramente sì, mi ricollego a questo punto per dire è fondamentale 2, 3, 4 volte all'anno rivalidare gli accessi. Spesso capita che il sinistro cyber è determinato dalla mancata cancellazione degli indirizzi email di un ex collega. Questo fa riflettere, perché fa passare il messaggio a me assicuratore di quanto disattenta è la gestione di questi aspetti molto delicati e particolari. Altra cosa, affidarsi a una società che sia in grado di fare un penetration test, un vulnerability test. Altra cosa fondamentale, si è parlato prima della protezione dei dati, ma l'imprenditore ha conoscenza di quanti dati ha nel proprio database, ha conoscenza di quali di questi dati sono importanti attuali e devono essere mantenuti e mantenuti protetti e magari criptati e di quali dati ne può fare a meno, non servono più, possono essere cancellati. Proteggere un dato richiede uno sforzo, proteggerne 10 milioni uno sforzo maggiore, ma il non avere la consapevolezza di quanti tra i 10 milioni sono dati fondamentali da proteggere crea un problema. Altra questione fondamentale che va in parallelo con la protezione dell'infrastruttura tecnologica è: un hacker accede alla nostra rete solo se noi gli apriamo la porta. Tutti siamo costantemente vittime di tentativi di phishing, di mail con la promozione del supermercato, piuttosto che la banca che ci dice che c'è una transazione sospetta e via dicendo. Ma affinché questo tentativo abbia successo è indispensabile che ingenuamente noi, nella nostra vita privata, e il dipendente degli imprenditori che assicuriamo o di cui interessi ci facciamo carico, vada a cliccare. Quindi finché il dipendente in ambito aziendale non clicca sul link sbagliato, non apre l'allegato sbagliato, il tentativo di attacco informatico volto a paralizzare, rubare i dati, chiedere un riscatto, non può avere successo. Quindi la formazione costante del dipendente, la sensibilizzazione costante del dipendente, ma non solo. Io lo chiamo il trabocchetto al dipendente. D'accordo con l'ufficio che si occupa di sicurezza informatica in-house, organizzare dei finti attacchi di phishing per vedere quanto il dipendente è sensibilizzato alla questione. Anche perché non è mai abbastanza. Io mi ricordo 3-4 anni fa, quando la situazione era molto diversa rispetto adesso, in un evento nazionale avevo avuto modo di conoscere l'amministratore delegato di Marie Technimont, che aveva appena subito una sotto forma di phishing o smishing in India, nonostante loro facessero all'epoca già settimanalmente penetration test e phishing test, ma avevano colto proprio il momento di abbassamento dell'attenzione di venerdì pomeriggio, ovviamente mandando dalla fake account italiano in India, al CFO in India, la richiesta di trasferire su un ipotetico conto bancario urgente per pagare una commessa 1 milione di euro. Sì, caso decisamente famoso e a conoscenza di tutto il mercato assicurativo. Quindi formazione del dipendente, investimento in infrastruttura tecnologica. Quanto bisogna investire? Non ne ho idea, ma l'investimento deve essere costante. Anche perché è fondamentale, all'assicuratore è trasferibile solo una quota di rischio. Quello che sta sotto la franchigia a carico dell'imprenditore, quello che sta in eccesso al massimale rimane a carico dell'imprenditore. Ma il dialogo costante con l'assicuratore mediato dall'intermediario consente di tenere sempre desto il livello d'attenzione e accrescere il livello della protezione, riducendo quindi le possibilità che l'attacco di phishing vada a buon fine. Altra cosa fondamentale, l'imprenditore non deve limitarsi a guardare il proprio mondo, la propria azienda, ma deve avere l'accortezza di chiedere e di inserire nei propri contratti standard, fornitori e clienti, quali strumenti di protezione e prevenzione utilizzano.
Perché altrimenti il rischio è che io proteggo la mia rete, ma mi arriva un'email da un mio contatto commerciale, fornitore o cliente, apparentemente genuino, ma da una rete non sufficientemente protetta nel quale un terzo si è insinuato e mi chiede il pagamento di una fattura piuttosto che un anticipo. Il mio ufficio contabilità ingenuamente richiede, ritiene che si tratti di una richiesta legittima e genuina che deve essere processata, ma poi è stata generata da un soggetto che si è inserito nella rete. Questo è fondamentale, da far presente a tutti gli imprenditori. Altra questione, si è parlato prima nell'intervento precedente, nella tavola rotonda precedente si è parlato di valore. Bene, la domanda è, ma nel consigliare all'imprenditore una soluzione assicurativa, cyber o di altro tipo, cos'è fondamentale? Dire questa costa di più, questa costa di meno, oppure parlare del valore aggiunto che si ha nell'interloquire con un soggetto piuttosto che in un altro? Se arriva un questionario pieno di sì e di no, dove non ci sono delle spiegazioni, utilizzi software che non è più oggetto di manutenzione, sì, punto, e l'assicuratore non fa domande, preoccupa. La domanda anche perché diventa un qualcosa di statico che ha una valenza limitata, anche perché vai a analizzare proprio la crosta, mentre noi abbiamo un iceberg. Ma non solo, io ho un amico imprenditore, ha una macchina utensile che gira con software Windows XP, che non è oggetto di manutenzione da anni. Se si limita a dire che utilizzo un software come oggetto di manutenzione, l'assicuratore non lo vuole assicurare perché quel software è particolarmente vulnerabile. Ma il precisare lo utilizzo per gestire una macchina utensile che è offline e quindi da lì non può entrare nessun hacker, tranquillizza l'assicuratore e la quotazione viene fatta. Quindi fondamentale è generare valore, è fondamentale avere un assicuratore con il quale instaurare un dialogo, un assicuratore che non ci dica questo è il prezzo, ma che ci faccia una serie di domande tramite i quali comprendere qual è la vulnerabilità dell'azienda e quale tipo di sicurezza l'assicuratore vuole, chiede, esige affinché la copertura possa essere prestata. Questo è fondamentale. Con questo ho finito. Grazie mille Massimiliano. Passiamo ora a Luca Magnoni, CIO di CNP Italia. Allora, società assicurativa ma con un ruolo abbastanza gravoso, soprattutto negli ultimi 2 anni di pandemia, dove appunto si è transitati da un approccio on-site di lavoro a un approccio remoto o hybrid. Quali difficoltà maggiori può incontrare un'organizzazione? In questo caso ha incontrato anche la compagnia assicurativa nel diffondere la cultura cyber all'interno della propria organizzazione, come mantenere alta la guardia, come dicono molti esperti cyber. Ma ci sono vari aspetti, no, che stiamo mettendo insieme. Come tenere alta la guardia? L'abbiamo un po' detto, no? Bisogna fare esercizi in continuo, bisogna avere consapevolezza, sono gli elementi chiave. Ma quanto investe veramente l'organizzazione dal punto di vista degli hard e soft skill? E al tempo stesso quanto c'è la volontà anche da parte del personale? Perché è come se noi dovessimo creare la pozione magica per far funzionare questa cyber security. No, per fortuna non siamo alchimisti, non dobbiamo nemmeno essere Leonardo da Vinci, bisogna essere dei punti di sintesi, no? Dei punti di sintesi e dei traduttori. Che cosa vuol dire poi? Traduttori intanto non solo di linguaggi, perché spesso l'IT e la security parlano lingue incomprensibili agli stessi IT. Per cui avete i vostri mediatori. Abbiamo dei mediatori. Dobbiamo riuscire a spiegarlo e a farlo capire, a tradurlo in azioni concrete, no? In questo caso lavoro da casa, lavoro in mobilità, no? Lavoro da dove? Da un mio PC, da un PC che mi ha dato l'azienda e quindi non posso farci nient'altro di lavorare. Lavoro da un telefono. Questo è il primo elemento di traduzione che dobbiamo fare, cioè che cos'è la security lì, qual è la vera esigenza che hai, cioè fruisco di un sistema, ma se lo faccio da telefono o da PC non è la stessa cosa. Assolutamente no. E non posso pretendere di fare le stesse operazioni. E quanto è incisivo il training, soprattutto per esempio nell'ambito appunto di cyber security, vedere l'efficacia dei piani di disaster recovery oppure di recupero dei dati da backup? Bisogna partire
da un caso. Bisogna portare tutti ad averne esperienza, ma tutti, non qualcuno, qualche responsabile, l'amministratore delegato, no, tutti, bisogna farglielo toccare, no? O con quello che avviene tutti i giorni o con degli esercizi, meglio se andando a prendere quello che succede tutti i giorni senza dire con esercizio e far vedere il risultato. Faccio un esempio che diciamo, nella mia formazione mi ha segnato. Sì. A Londra ero andato a parlare di innovation, soliti temi, ci hanno dato il piano strategico aziendale e così ci hanno mandato in un mercato a spiegarlo alla gente, ok? Mentre eravamo lì non ce ne siamo accorti, ci hanno clonato la carta di credito, quelli che ci hanno mandato, tornati in ufficio ci hanno detto: vi siete resi conto di cosa è successo? Avete capito? Ora che lo capite, e ci hanno spiegato, ecco, questo è l'atteggiamento che dovete avere ogni giorno. Cioè voi che siete dei CIO dovete essere di fianco a tutto il resto dell'azienda, a tutto il resto degli agenti e dei vostri clienti e farglielo vedere in quello che succede ogni giorno, con l'esempio chiaro che deve essere continuo. Continuo. Questa è la chiave, no? Devi in continuazione spiegare. Anche perché, come dico sempre io, soprattutto implementando anche gli standard di gestione del rischio, della continuità, della cyber security, sono dei percorsi che hanno un inizio ma non hanno mai una fine. È un viaggio continuo e in continuo divenire, dove sempre bisogna verificare, riconoscersi, perché nessuno deve avere la convinzione di sapere, ma deve ammettere che non sa, perché tutto, soprattutto oggi, è estremamente in evoluzione. È uno stile, cioè il CIO oggi deve creare un modo e un approccio ai temi e deve stimolarlo. Non esiste nulla, l'abbiamo detto, no? Soprattutto quello che io vedo, sedendo anche in diverse associazioni, non solo in ARRA, quello che c'è soprattutto bisogno nei confronti delle aziende proprio di indicare la via e di prenderle per mano e farle capire, anche perché molte volte non capiscono, non conoscono gli standard, oppure sono talmente concentrate nel prendere la certificazione che poi si tramuta in una vera tigre di carta, è un esercizio documentale che non serve a nessuno, senza coinvolgere in toto, come diceva sia Massimiliano che Luca e anche Nadia, tutta l'organizzazione, anche perché di fatto la cyber security, come la gestione dei rischi declinata in ogni ambito, è responsabilità di tutti, all'interno dell'organizzazione ma anche come singola persona. Per cui a questo punto io passerei a Marco D'Elia, Country Manager di Sophos, che insomma è un'azienda che offre la tecnologia, che per me la tecnologia proprio nella origine proprio anche etimologica, il significato della parola tecné, deve essere una leva, uno strumento che in questi casi deve essere estremamente prezioso, perché mi deve supportare per gestire, diciamo, questa problematica ormai dilagante di cyber security e capire come una tecnologia basata anche sui dati, sull'artificial intelligence, machine learning, possa essere utilizzata non solo dalle organizzazioni, ma in questo caso anche dall'ecosistema assicurativo e diventare un alleato prezioso anche per gestire questo rischio. Quali metodologie, quali strumenti può offrire una società come Sophos all'ecosistema assicurativo, che poi viene anche trasferita e diventa una medaglia a due facce, perché aiuta l'ecosistema assicurativo ma diventa magari anche un add-on, uno strumento anche per il cliente. Assolutamente sì. Allora, innanzitutto grazie. Grazie. Invitato. Due parole, giusto, due parole su Sophos. Sophos è un'azienda di informatica che si occupa sempre di cyber security dai primi anni dell'80, 1980, era un'azienda inglese, oggi siamo una multinazionale americana, circa 40 anni sul mercato. Io sono in Sophos, ho aperto la Sophos Italia 14 anni fa. Oggi in Italia abbiamo circa 15.000 clienti, lavoriamo solo nel B2B.
più di 2/3 di questi clienti sono aziende sotto i 100 dipendenti. Abbiamo una rete di partner tecnologici di circa 2000 partner, che vanno da società di consulenza di veramente di alto calibro a puri reseller. Allora, per venire alla domanda, no, è molto importante questo, perché stiamo vedendo, poi a parte che lo vedono anche i giornali, lo si capisce un po', anche senza essere proprio nel settore, un'escalation incredibile di attacchi. All'inizio questa era la nostra, era solo un'azienda che faceva endpoint protection, quindi produceva antivirus, quello che credo più o meno tutti conoscano. Oggi non si parla più di antivirus, si parla di cyber, c'è una parola lì, cyber vuol dire intelligenza artificiale, vuol dire che abbiamo messo a disposizione tutta una serie di meccanismi, di tecnologie, di intelligenza artificiale, sistemi esperti, software, ma che non prescindono dall'elemento umano. La cosa più importante che noi oggi diamo e offriamo, e poi vengo a dirvi come possiamo aiutarvi, sono i nostri laboratori, cioè noi abbiamo da sempre un team di ethical hacker, sono hacker a tutti gli effetti, che monitorano il mercato, il globo, a livello globale, attraverso i computer, dispositivi fissi, mobili, server dei nostri clienti, e intercettano l'evoluzione delle minacce e quindi vanno a proteggere con dei servizi che noi chiamiamo di live protection tutti i nostri clienti in tempo reale. Non solo, attraverso le nostre tecnologie li andiamo a informare se un cliente è sotto attacco. E qui arrivo al punto, cioè il problema di oggi, se voi immagino che siate agenti, insomma avete clienti, no? E andate dal vostro cliente e dite: ma lei è sotto, lei come è protetto? Siete protetti? Che domande fate per capire se è protetto? Ovviamente chiunque dica: beh sì, certo, c'ho l'ultimo antivirus assolutamente aggiornato, c'ho un firewall, ho dei sistemi di anti-spam, ho tutta una serie di prodotti, no? Una costellazione di prodotti che mi danno una ragionevole protezione. La prima cosa che noi andiamo a dire è che oggi un'azienda, e non è per fare minacce, è veramente così, può essere sotto attacco informatico non al momento in cui si vede l'attacco, ma già 5-6 mesi prima. Noi rileviamo dai nostri laboratori che un attacco avviene diversi mesi prima. Ci sono queste figure che questi personaggi, hacker malevoli, non etica a questo punto, che per scopo di lucro fanno attacchi di denial of service, comunque fanno attacchi di, si dice ransomware, quindi di scatto, no? Cioè, rubano i dati per poi dirti: adesso se vuoi li paghi. E questi attacchi avvengono davvero diversi mesi prima, quindi oggi le aziende devono dotarsi di tecnologie e di servizi in grado di capire se sei sotto attacco, anche se non c'è l'attacco. Abbiamo esempi di realtà, posso fare dei nomi, ma non perché, voglio dire, perché sono sulla stampa. L'anno scorso ci sono state aziende importantissime italiane, Luxottica per fare un esempio, Regione Lazio, Agosto, Enel, l'ospedale Fate Bene Fratelli 2 settimane fa, 33 realtà territoriali scrivono i giornali, sono cose che leggo anch'io, no? Ecco, voi pensate che aziende eccellenti come quelle che ho nominato, i responsabili della security, non avessero già messo in atto o pensato di predisporre o di selezionare i migliori prodotti disponibili sul mercato con cosiddetti proof of concept, pilot, bandi, Gartner, no? Certo che l'hanno fatto. Il problema è che non è più una questione di prodotto, tu puoi avere il miglior prodotto nel mondo, ma poi sei è questione a casa, di sistemi, di cultura, a casa perdi milioni. Ecco il paradigma, no? Il fatto che oggi stiamo assistendo che i nostri partner, quindi aziende di informatica che rivendono piattaforme tecnologiche come la nostra, stanno predisponendo dei servizi che si chiamano SOC, che immagino che il dottor Magnoni conosca molto bene, che sono in grado di fare
si chiama Threat Hunting Detection and Response, cioè di hunting delle minacce, detection, capire che c'è, capire dov'è, e response. Il punto, quindi, già per chi non è del settore, per chi non lavora in informatica, per chi come voi vende, immagino che siate agenti, no? Quindi vende assicurazioni, ci sono delle domande semplici da poter fare, no? Per esempio, quante persone si occupano, seguono la cyber security nella vostra realtà? Scoprirete che se ce ne sono due, già in realtà belle complesse, e tanto, magari il dottor Magnoni può essere un'eccezione, però generalmente non ci sono dei team dedicati, perché soprattutto nella piccola impresa tutti devono fare un po' tutto, ok? E quindi, prima domanda, ma tu quante persone hai? Seconda domanda, di che cosa ti stai dotando? Ti stai dotando di servizi di cyber security che vanno a fare un'attività di threat hunting e detection? Con chi? Come lo fai? Noi, per esempio, forniamo questi servizi o al cliente finale o direttamente ai nostri partner, perché fare threat hunting, fare rilevazione delle minacce, non si inventa questo mestiere, bisogna essere capaci di farlo. E noi crediamo di essere capaci di farlo, visto che siamo un'azienda che è nata per fare solo questo, lo stiamo continuando a fare, insomma, no? Quindi mettiamo a disposizione i nostri servizi verso i nostri partner o direttamente attraverso i nostri clienti. Quindi questo è un altro punto di attenzione. Se un vostro cliente si è dotato di SOC, quindi ha fatto dei contratti di questo tipo, è già un'azienda più avanzata. Vi assicuro che non siamo ancora a questi livelli, perché vedete come aziende, soprattutto nella sanità in questo periodo, di importante rilevanza. Sì, anche in realtà, se lì è anche stata la mancanza di investimenti, di sostituzione di sistemi obsoleti. Io vi ho chiesto all'organizzazione di potervi lasciare giusto due white paper. Uno che è la ricerca del nostro threat report, che vi dà un'idea appunto di quanto evolve il ransomware, ma il secondo white paper sono veramente credo una ventina di pagine non tecniche, che se siete interessati un po', magari vi appassiona la tematica, vi invito a leggere, perché spiega che cosa fanno i nostri servizi di MTR, i nostri ethical hacker, che cosa fanno. Questi servizi vengono messi a disposizione, ripeto, ai nostri partner o attraverso i nostri partner direttamente sui clienti finali. In più vi lascio un biglietto da visita, perché quello che stiamo vedendo è che diverse realtà assicurative stanno venendo da noi per chiederci di aiutarle, di capire con loro. Noi abbiamo dei metodi, delle metodologie, applichiamo ovviamente delle metodologie per far capire quale possa essere il livello di rischio che ha un'azienda che magari può essere un vostro cliente. Questo vi aiuta poi a stimare il premio o comunque andare avanti con la vostra copertura, perché troppo spesso, e chiudo con un commento, chi si occupa di security in azienda vuole una cyber insurance, no? Ma sì, dai, allora, prima di tutto facciamo una bella assicurazione, così siamo a posto, no? È lì è il vostro problema, no? Sì, cioè capire, ma quanto il mio cliente è protetto? E non è il vostro mestiere farlo, non è pensabile poterlo fare senza l'aiuto di aziende o di realtà che da anni, da decenni fanno questo tipo di lavoro, perché è un lavoro, vi assicuro, complesso. Sì, indubbiamente. Abbiamo visto in questa mattinata, sia con gli interventi che ci hanno preceduto e poi in questa tavola rotonda dove abbiamo toccato con mano come può essere declinata la gestione della cyber security, che di fatto dobbiamo conoscere il contesto sia interno che esterno in cui ci troviamo, i vari attori coinvolti e soprattutto quello che è molto importante, fare in modo che questa cultura del rischio, della resilienza, della cyber security sia sempre più incorporata all'interno delle organizzazioni, anche attraverso un'attività di training e di esercizi, e soprattutto cercare di avvalersi degli partner che siano in grado di supportare sia il cliente come compagnie assicurative o partner di compagnie assicurative, sia
come la tecnologia, per cui i partner più tecnologici possono diventare delle leve strategiche per tutto il settore assicurativo, soprattutto considerando, come abbiamo visto in questa mattinata, questa trasformazione inarrestabile verso una compagine assicurativa sempre più digitalizzata e innovativa, che non può trascendere da un cambio di cultura e di paradigmi, soprattutto nell'ottica della gestione dei rischi della continuità. Grazie ai nostri panelist, grazie a voi e alla prossima. Grazie.